fede. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Come figli rigenerati dall'amore del Padre ci presentiamo a Lui con fiducia, elevando unanimi la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ricordati del tuo popolo, Signore. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per i ragazzi che completano l'iniziazione cristiana, ricevano nella famiglia e nella comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per i giovani, dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione, trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educhino le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o psichico. Preghiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Per noi, convocati dalla parola di Dio attorno all'altare, liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore, ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e carità. Preghiamo. O Padre, tu operi sempre per il bene dei tuoi figli. Aprici alle necessità e ai bisogni degli ultimi. Ascolta la nostra invocazione e donaci la forza di riporre in te ogni nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita. Perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma, nella fede e nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire.